quale sarà il futuro del centro di salute mentale di Aversa, che attualmente è collocato in una maniera dove non è possibile effettuare certe terapie, particolarmente la terapia H24, là non si può fare. C'è stata una risposta dalla direzione aziendale su questo tema? La risposta è nei tempi contrattuali, quindi la garanzia che si è avuto che si farà di tutto per far rispettare il cronoprogramma. E verranno rispettati i tempi? Questo mi è stato garantito, l'abbiamo sollecitato verbalmente, per iscritto, quindi le motivazioni che hanno originato quel tipo di soluzione sono all'interno di una legge regionale che dava l'obbligo ai direttori generali di ridurre del 30% i fitti passivi. Probabilmente si potevano fare delle scelte diverse, però nel merito di queste scelte noi non abbiamo titolo per poter valutare se era più opportuno dismettere il Palazzo della Salute, che costa 1.000.000 euro, o i 60.000 euro che si pagavano qua. Sono delle valutazioni che poi, ecco, intorno alle quali dovrebbe la politica partecipare ai processi di pianificazione e programmazione. Abbiamo tra l'altro titolo, i sindaci possono e devono entrare nel merito anche della condizione economica finanziaria degli enti, possono, tra l'altro la conferenza ci serve a questo. Avrebbe dovuto quindi interessarsi. E come no, ci sono una serie di cose che riguardano i bilanci degli enti, insomma la conferenza dei sindaci può sicuramente entrare nel merito, validare o valutare procedure, validare, non validare nel senso di titolo istituzionale, ma le si possono in qualche modo vagliare. Tra l'altro i bilanci delle ASL arrivano a tutti gli enti comunali, e su quella cosa si può anche riferirsi direttamente al Presidente della Giunta regionale per eventuali osservazioni nel merito. A me pare che tutto questo non accade, ma non perché non ci stia nella conferenza dei sindaci. Insomma, l'idea della presenza, insomma, alcune volte sfugge ai più di qual è il ruolo che dovrebbe svolgere l'amministrazione locale sul piano della sanità, avendo poi i sindaci la responsabilità in materia di igienica sanità. Insomma, sono tante cose che noi dovremmo fare in più. Tra l'altro leggo stamattina Di Marcia a difesa di un presidio. A me pare che non è tanto un presidio che può avere valenza rispetto alla salute dei cittadini. Non sto dicendo che bisogna chiudere Maddaloni, ma bisogna in qualche modo capire nella rete ospedaliera di una provincia quali sono compiti e funzioni di alcun presidio. Certamente non si può discutere quello di Aversa, che è un secondo livello rispetto all'azienda ospedaliera e dovrebbe avere tutte le connotazioni che riguardano il presidio di secondo livello. L'emodinamica con interventisti, forse ci arriviamo. Tra l'altro sentivo dal 2007 finanziato anche le sale operatorie, perché il paradosso qual è in questa città? Che nessuno ha scritto mai un rigo, oltre naturalmente i clamori di quelle giornate, la chiusura delle sale operatorie. È come avere, che posso dire, un'attività, un esercizio che presta servizio alla gente senza i macchinari. Le quattro sale operatorie sono chiuse dal 2006. E quindi mi pare che sia proprio da gossip straordinariamente impegnativo. L'ospedale come funziona? C'ha due sale operatorie dedicate e tirate dall'organizzazione dell'ortopedia e un'altra della ginecologia, che funzionano in sostituzione delle quattro chiuse. Che per la verità mi pare che sono passati quattro direttori generali. Sono passati 2007-2014, ben 7 anni. Beh, io penso che come insomma, responsabilità ce ne sono all'interno di questo sistema. Se ci vogliono 7 anni con i fondi stanziati dal Consiglio regionale dedicati per le sale operatorie, quindi al di fuori del Fondo Sanitario Nazionale, cioè il Consiglio regionale del 2007 delibera di individuare 3 milioni dal bilancio della regione e destinarli alla riqualificazione delle sale operatorie che sono state chiuse dai NAS nel 2007 per ragioni igienico-sanitarie. Se dal 2007 per rimettere in prigione ci vogliono 8 anni, significa, non voglio dire responsabilità, noi non ce la possiamo cavare. Sale operatorie chiuse, 3 milioni di euro disponibili dal 2007. Oggi forse si parla di inaugurazione. Io consiglierei anche a quanti si dimenano, perché mediamente l'esercizio più
ricorrente e quello dove, e allora quando accade qualcosa di positivo ci mettiamo tutti la medaglietta. Io rifletterei sulle responsabilità di 7 anni utilizzate per mettere a posto le sale operatorie, dove senza le sale operatorie in ospedale di che cosa parliamo? Questo è la cosa drammatica, cioè un fatto culturale, un fatto di complicazione di procedure, un fatto di disattenzione, saranno tanti fattori che incidono su questa cosa, ma noi per fare una sala operatoria impieghiamo 7-8 anni, a mio avviso è qualcosa che non funziona dalle nostre parti o in Italia, non lo so.